Salve a tutti amici di Spazio, eccoci qua con un riassunto delle principali news del giorno. È finalmente possibile ordinare i nuovi iPhone 8 in edizione speciale Red Product, una nuova colorazione per lo smartphone di casa Apple che si tinge del tipico colore rosso di cui si tinse anche iPhone 7 lo scorso anno. Il dispositivo mantiene lo stesso stile e le stesse caratteristiche delle colorazioni già esistenti, mostrando però una nuova scocca con finiture appunto rosse che spiccano sul pannello posteriore lucido, quindi il pannello in vetro. Per quanto riguarda invece il pannello frontale, a differenza dell'anno scorso, lo ritroviamo quest'anno in una veste scura, quindi nero, così come speravano già gli utenti l'anno scorso con iPhone 7 nella stessa versione. La consegna dei nuovi iPhone 8 è prevista già a partire dal prossimo 16 aprile, tuttora però non è possibile prenotare il ritiro in store, in quanto dovrebbero arrivare già nei prossimi giorni, più precisamente dal prossimo 13 aprile. Rimanendo in tema iPhone 8, attenti ad iOS 11.3 perché il nuovo aggiornamento renderebbe inutilizzabili i display non originali sostituiti da terze parti. Se malauguratamente vi trovaste in questa situazione, evitate almeno temporaneamente di aggiornare e richiedete, se possibile o disponibile, un aggiornamento del microchip, perché al contrario vi ritrovereste con un pannello frontale, quindi con un display che non accetta gli input touch. Negli Stati Uniti, 4 adolescenti su 5 hanno un iPhone, sarebbero questi i dati emersi da una ricerca effettuata da Business Insider, che confermerebbe quindi che la percentuale di coloro che sono in possesso di un iPhone è passata dal 78% dello scorso anno all'82% di oggi. Questi numeri lascerebbero ipotizzare un grande successo per la nuova lineup di iPhone e, secondo i più recenti rumor, infatti Apple presenterà nel 2018 ben 3 nuovi iPhone, di cui uno con un prezzo più accessibile. Parlando sempre dei futuri dispositivi, presto potremmo finalmente dire addio ai login. Tutti gli utenti dotati infatti di un dispositivo con lettore di impronte digitali oppure sistemi simili al Face ID non avranno più alcuna necessità di ricordare password, il tutto grazie ad un nuovo standard chiamato WebAuthn. Lo standard, per il momento ancora non ufficiale, permetterebbe ai dispositivi esistenti di effettuare l'autenticazione sui siti web attraverso impronte digitali oppure il riconoscimento facciale. Insomma, un po' quello che accade già all'interno dell'ecosistema Apple con il portachiavi iCloud. Solitamente Apple è lenta ad adottare i nuovi standard, ma speriamo che con WebAuthn l'azienda possa esprimersi al più presto. Spostiamoci adesso sulle app, in quanto sappiamo che il 2018 è iniziato con il trimestre più forte che il mercato delle applicazioni abbia mai visto. Parliamo dei download globali combinati di iOS e Google Play, che infatti sarebbero aumentati di oltre il 10% fino a raggiungere quota 27,5 miliardi, insomma la cifra più alta mai registrata. Le notizie di oggi riguardanti le app sono incentrate però principalmente su Instagram, che ha appena avviato il rollout per il supporto agli scatti in modalità ritratto, che simulano in modo software il cosiddetto effetto bokeh, che sfoca leggermente lo sfondo delle fotografie distinguendolo dai soggetti in primo piano. Il social sarebbe anche in procinto di aggiungere una nuova funzione, ancora una volta clone di Snapchat, e parlo del name tags, che consentirà di creare una speciale immagine che le persone potranno scansionare tramite la fotocamera di Instagram Stories per seguire nuove persone. Insomma, niente di nuovo rispetto al famoso rivale Snapcode. Prima di concludere, degno di nota anche l'aggiornamento di Final Cut, che introduce il supporto dei file ProRes RAW. Bene, per oggi è tutto, queste erano le principali notizie di oggi. Io sono Rocco Zaccaro e vi do appuntamento domani con tante altre news, sempre qui su iSpazio. Ciao!